Presento Riccardo Venturi, che è un fotoreporter, e ce l'ha presentato la Barbara Schiavulli, che molti di voi hanno conosciuto nell'intervista che abbiamo fatto, cos'è stato, una settimana fa, probabilmente. E ha deciso con le sue foto di raccontare i paesi di guerra, non solo, ma anche i paesi di guerra, di dar voce ai conflitti che ci sono nel mondo. E prima di fare, adesso vediamo se funziona questa cosa, volevo farvi vedere, la vedete? Vedete il mio schermo? Sì. Ok, vi volevo far vedere alcune foto che ho raccolto di vedete forse un po' piccoline, Sì, siete un po' piccole, però io eh? Beh, le alcune sono un po' conosco. più perché purtroppo le ho prese da internet, alcune ho una definizione proprio ridottissima, e se magari ci vuoi tanto raccontare, queste sono tutte foto che hai fatto forse in Afghanistan, qualcuna in No, Libia. è un misto. Stai girando varie foto di vari paesi. Prima abbiamo visto la Libia, poi questa qui che Questo è vediamo adesso, bellissimo. questa è su ad Haiti. Questo è bellissimo. Questo. Quella prima era questa pure Haiti, poi c'è stata un paio di foto dell'Afghanistan. Anche questa qui che vediamo è fatta in Afghanistan, quindi c'è un mix di foto. Questa è Libia. Anche questa. Se qualcuno ha voglia di curiosare, è facile andare su internet, basta digitare il mio nome e cercarmi su Google, e molte foto si trovano online. Per fortuna in bassa risoluzione, così non puoi derubarle e stamparle. Infatti, io ho fatto una gran fatica per fare questa piccola presentazione. Questa poi ti piaceva molto, è piccolissima. È in Sierra Leone. Insomma, ce ne sono tante online, insomma, se ne trovano diverse. Poi c'è anche il sito della mia associazione che ho creato qualche anno fa e lì trovi altro materiale. Io ho pensato che più che le parole, le foto potessero essere, per quel poco che ho avuto tempo di raccogliere e di mettere insieme, potessero raccontare Riccardo. Tra l'altro ha vinto tanti premi, poi adesso magari ci racconta. Io direi che la cosa più bella è se ci vuole raccontare la sua professione, perché ha scelto di lavorare. Io credo che, se ho capito bene, te non solo fai il fotografo, il fotoreporter e nei luoghi di guerra, ma fai anche co altre cose, o sto sbagliando? No, no, guarda, intanto per una piccola presentazione per chi non mi conosce, per chi non sa chi sono, cosa faccio. Sono tanti anni che faccio questo mestiere, sono ormai a 53 anni, ho cominciato a 20 anni, per cui sono una trentina d'anni che lavoro, diciamo, nel mondo dell'informazione. Ho cominciato raccontando delle storie prima italiane. Per i primi anni della mia carriera, quando ero ancora un ragazzino molto giovane, poi piano piano crescendo, ho messo insieme varie passioni, la voglia di viaggiare, di conoscere il mondo, un interesse forte per le questioni sociali, che comunque sono sempre fatto parte della mia vita, anche non professionale, diciamo, non come giornalista, non come fotografo. E quindi ho cominciato a viaggiare per il mondo e ho raccontato storie di più varie. Poi per tanti anni mi sono interessato delle questioni legate alle guerre, ai conflitti e al post-conflitto. Quindi poi per molti anni, quasi 20 anni, ho seguito tanti conflitti in giro per il mondo, dall'Afghanistan appunto alla Libia, l'ultimo, tante cose in Medio Oriente, molte in Africa, e quindi alla fine buona parte del mio lavoro è legato alle tematiche della guerra e del conflitto, ma non soltanto. Ho fatto tanti altri reportage, tanti altri racconti. Ho lavorato per varie agenzie, quali Contrasto, che poi è stata un'agenzia con cui in qualche modo sono ancora oggi legato, che è una gestione della parte del mio archivio. E quindi diciamo che come formazione nasco puramente come fotoreporter, che vuol dire che ho lavorato tantissimo con i magazine,
quotidiani, newspaper italiani, americani, francesi, tedeschi, insomma, che di volta in volta presentavano degli assegnati, dei lavori per, diciamo, su commissione per i magazine. Poi piano piano negli anni, diciamo, ho sempre coltivato un po' la mia passione, il mio interesse per fare dei racconti un po' più strutturati, che non fossero soltanto legati a quello che può essere il lavoro fatto per un magazine o per un giornale, che comunque hai un tempo limitato e hai una capacità di indagine su una storia che è limitata sia nel tempo, e quindi ho sempre coltivato dei progetti che sono un po' più lunghi, a medio o lungo termine, quindi magari mi sono dedicato per alcuni anni a un soggetto, per anni ho lavorato per conto dell'OMS sulla tubercolosi, per esempio, in vari paesi del mondo. L'Afghanistan l'ho seguito dal 96 al 2006-2007, l'ultima volta che sono stato. Haiti ci sono tornato dal terremoto per 5 anni, ho seguito tutte le conseguenze del terremoto. E così via dicendo, piano piano ho sempre mantenuto questo interesse che poi negli anni, diciamo, si è più strutturato di creare dei progetti di lungo termine, per cui non più soltanto coprire le news, le notizie nell'immediato e quindi poi pubblicare la storia, il reportage su un magazine o su un giornale, ma magari ragionare in termini di creare un libro fotografico, piuttosto che una mostra, piuttosto che creare un evento. E in questa direzione si è spostato tanto il mio mestiere, il mio lavoro negli ultimi 7-8 anni, almeno 10 anni. Lavoro prettamente su progetti di medio e lungo termine, e quindi lavoro molto meno con i magazine, con le riviste, con i giornali, e lavoro quasi esclusivamente ormai con istituzioni, fondazioni, ministeri e cose di questo tipo qua. Per cui, diciamo, il mio mestiere negli anni è anche molto cambiato, un po' perché è cambiato il mio interesse, un po' perché è cambiato il mondo del giornalismo e anche il mercato, diciamo, del giornalismo. Quindi le due cose si sono un po' spostate, ecco. Ho cominciato in un modo, poi piano piano, sai, anche un po' cambiano gli interessi e quindi ci si sposta verso cose diverse, insomma, ecco, verso lavori più strutturati. Adesso faccio fondamentalmente libri, ecco, questo che sono progetti che riguardano, so, l'Africa piuttosto che gli italiani nel mondo, e così ho creato da ormai 6 anni, insieme con altri soci, una piccola, però piccola ma combattiva, diciamo così, molto operativa, e associazione con dei giornalisti, con un altro fotografo, una fotografa anzi, e quindi produciamo ultimamente libri, documentari, video e mostre. Quindi facciamo quello che oggi si chiamano web documentary, che sono documentari che sono online e che quindi raccontano tematiche. Adesso stiamo lavorando molto sull'energia, stiamo lavorando moltissimo sulle tematiche legate al climate change, e adesso proprio in questi giorni stiamo producendo un paio di volumi che dovrebbero uscire entro adesso, tra un mesetto o due. E uno è sul cambiamento climatico in Europa, e l'altro fa parte di un progetto molto complesso, molto lungo, che si occupa di quello che noi abbiamo chiamato l'African Century, cioè il secolo africano, perché io un po' sono un africanista, nel senso che ho viaggiato più di 20 anni in Africa, un po' ovunque, un po' dappertutto, e qualche anno fa abbiamo scritto questo progetto che vuole raccontare un'Africa un po' diversa, non solo quella che anche io in parte ho raccontato, cioè l'Africa delle guerre, della povertà estrema, delle malattie, ma anche un continente nel quale si può ragionare come un paese che può essere un continente che può essere emergente, dove si può pensare di fare degli investimenti, cioè vedere una chiave positiva questo continente, che insomma l'Italia è il primo paese in assoluto che si affaccia, il primo paese occidentale che si affaccia
sul mondo africano e che deve, secondo me, dobbiamo cambiare, così, come dire, narrativa sull'Africa e non vederla più come una minaccia o come una terra di sfruttamento, ma come una terra dove si può fare degli investimenti, si può fare del business e dove si possono creare delle collaborazioni e non soltanto appunto, in termini o di sfruttamento o, nella peggiore delle ipotesi, di vederla come soltanto una chiave negativa e soltanto un continente che ha bisogno di essere assistito, ma che può dare risorse e che può creare risorse. Quindi cambiare un po' la nostra visione, che poi credo sia fondamentalmente questo, almeno il compito, secondo me, oggi, dei fotogiornalisti, almeno quelli più evoluti, non è più quello di semplicemente raccontare un evento, ma è cambiare o proporre una prospettiva diversa rispetto a quella alla quale siamo abituati. Ma te, la gente è attenta a questo discorso che stai facendo? Ti segue? Guarda, secondo me la cosa abbastanza bizzarra e strana è che sono molto più attente le istituzioni, per quanto può sembrare incredibile, anche quelle italiane, sono molto più attente le aziende, sono molto più attente questo tipo di utenti che non l'uomo della strada. Ecco, l'uomo della strada, secondo me, è ancorato a delle visioni che non rappresentano più il mondo, e, un po' per pigrizia, un po' anche per colpa nostra, colpa dei media, nel senso che faccio parte dei media, mi prendo le mie responsabilità. Però in realtà sì, cioè, diciamo che trovo abbastanza facilmente riscontro da parte delle istituzioni, dalla parte delle fondazioni, degli enti, che ragionano ormai in termini diversi rispetto a quello che uno si possa immaginare. Quindi sì, da quel punto di vista sì, è più difficile far passare dei concetti che invece ai quali siamo appunto abituati a immaginare il mondo come se fosse una cosa astratta e sempre, come dire, ferma su se stessa. Cioè, il mondo evolve, i paesi cambiano, i continenti cambiano e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere questo cambiamento. Ma quindi il concetto dell'Africa, dell'opinione pubblica, per cui l'unica cosa che ci arriva dall'Africa sono forse il petrolio e i clandestini, probabilmente i tuoi progetti vanno anche per sfatare questo concetto di Africa. L'Africa è un grande continente, va pensato che non è tutto uguale, diciamo, esiste un'Africa, un Nord Africa che è una cosa ben diversa dall'Africa subsahariana. L'Africa è un continente dove la popolazione è molto giovane, quindi rispetto a noi ha anche delle esigenze di crescita molto più forti che non abbiamo noi. Ed è anche una, così, non a caso, un continente dove tanti aziende più che altro internazionali o paesi stanno investendo e vogliono investire perché sì, perché adesso, per esempio, ti faccio un esempio stupido: abbiamo fatto un lavoro sull'accesso all'energia nel continente africano, abbiamo fatto un viaggio che poi è uscito un libro, una mostra che abbiamo fatto al museo qui a Roma, al Maxi, e dove abbiamo raccontato tra l'Etiopia, l'Uganda, il Sudafrica e il Kenya, come quattro paesi campione, raccontando un po' da zone dell'Africa dove non c'è ancora accesso all'energia, fino al Sudafrica dove l'energia chiaramente è più sviluppata. Però, per esempio, l'Africa avrebbe un vantaggio rispetto a noi, che potrebbe passare da zone che non hanno paesi, che non hanno energia o poca energia prodotta dagli idrocarburi, dal petrolio e quant'altro, direttamente all'energia green,
l'eolico, il solare e quant'altro, che è un grande vantaggio chiaramente anche in termini per l'ambiente o per il cambiamento climatico. Quindi non avrebbe quel passaggio tra zero energia, idrocarburi, quindi inquinamento, quindi problemi legati all'inquinamento, e poi, come stiamo facendo noi, magari un passaggio verso le rinnovabili. Potrebbero passare dall'assenza di energia alle rinnovabili. E in questi termini molte aziende sono interessate ad aprire un discorso di questo tipo. Cioè, diciamo che non vuol dire che in Africa non esistano più problemi, assolutamente. L'Africa è ancora un continente molto povero, con tanti conflitti in corso, di grosse, enormi contraddizioni, e ancora tanto bisogno di evolvere e di cambiare. Dipende anche da noi, dipende anche da noi come vogliamo interagire con un continente che è di fronte a noi e che non possiamo vederlo soltanto nei termini di un problema, ecco, ma possiamo vederlo in termini di una collaborazione. Questo è secondo me il segnale di cambiamento forte che dovremmo dare. Ma come fai a scegliere una destinazione, un progetto? Lo fai con un team, ti contattano con degli enti, dei clienti? È abbastanza complicato questo mestiere, il nostro mestiere è molto complicato. Diciamo che parliamo di un prima e di un dopo, ecco. Prima, quando lavoravo esclusivamente con i magazine, giornali, riviste, che è stato, diciamo, 2/3 della mia carriera e del mio lavoro, chiaramente in quel caso o lavoravo per un'agenzia che faceva un po' da tramite, da filtro tra me e i magazine e i giornali, come un agente, un'agenzia è un agente, come per un attore avere un agente, per un fotoreporter avere un'agenzia è corrispettivo, diciamo. Quindi lì il passaggio era abbastanza semplice, il giornale o il magazine, insomma, quello che sia, cerca un fotografo per fare una determinata storia che la redazione del giornale ha deciso, ti chiama direttamente, ti piace il tuo lavoro e ti commissiona il lavoro, oppure chiama l'agenzia e l'agenzia ti incarica. Quindi quello era un passaggio. D'altra parte, molte storie nascono da interessi personali, no? E da contatti personali, da conoscenza del territorio. Quindi magari sei tu che, avendo viaggiato in certe aree del mondo, avendo avuto contatti, ho preso conoscenza di certe realtà, sei tu che dici: oh, ho trovato così una storia interessante, ho trovato un taglio interessante di una storia già nota, e quindi sei tu che la proponi a un giornale, a una rivista, oppure se è un progetto, come in questo caso, molto più ampio, più grossi, magari li puoi proporre ad altre strutture, no? Quindi quello che faccio io tendenzialmente oggi è questo. Da una parte ragiono su cosa succede nel mondo, in Italia, se vogliamo, e quindi mi faccio delle idee, mi creo delle idee. Su queste idee scrivo un progetto, scrivo un soggetto, se fosse un soggetto di cinema, immaginiamo, e poi cerco tra i miei contatti, tra le mie conoscenze, tra le persone che credo possano essere interessate, e di proporre questa storia, questo soggetto, questo progetto a un eventuale cliente. Questo è più o meno quello che succede. Chiaramente succede anche il contrario, una volta che sono tanti anni che faccio questo mestiere, per cui molto spesso capita anche il contrario, che tu ricevi degli input esterni, no? Hanno visto il tuo lavoro, il libro, la mostra, la pubblicazione, che ne so, qualcosa che tu hai fatto, gli è piaciuta e dicono: ah, interessante questo lavoro che stai sviluppando, questa cosa che hai fatto, o mi piace come fotografi, per dire la cosa più stupida, e ti contattano e ti propongono loro stessi delle cose che hanno in mente. Però diciamo che anche in questo caso, almeno per le cose che faccio io oggi, anche chi mi propone una storia si aspetta che, cioè, non sono più soltanto un fotografo, ecco, ti contattano in quanto creativo anche, cioè una persona che ti propone un soggetto si aspetta da me che io lo sviluppi la sua idea, la arricchisca, non solo che vada in giro per il mondo a fare click e clack e fare le foto, ecco, non è più tanto così il mio mestiere. Magari un potenziale
mio cliente mi chiama e mi dice: guarda, stiamo ragionando di fare qualcosa, che ne so, in India, perché boh, ci sono dei fondi X, o vogliamo far partire un progetto da quelle parti, come possiamo, no, illustrarlo, come possiamo raccontarlo, cosa si può raccontare, cosa si può comunicare. Insomma, siamo diventati più una, ecco, non solo fotografo, non solo videomaker, perché poi chiaramente il mio piccolo team è fatto, come ti dicevo, di alcuni giornalisti, giovani, tra l'altro, mi avvalgo soprattutto di ragazzi giovani, anche sotto i 30 anni, dai 25 ai 35 anni, diciamo, e di vari collaboratori, quindi con cui insieme, non sono da solo, chiaramente è un piccolo team, ci sediamo intorno a un tavolo, facciamo una riunione e decidiamo, che ne so, adesso stiamo ragionando sul Covid, per dire, no? Come tanti, stiamo ragionando che cosa si può fare sul Covid, come si può raccontare questa emergenza oggi. Perché come news reporter, quello che dovresti fare è uscire a fare foto di quello che succede a Bergamo piuttosto che a Milano, a Roma, e ma questo lo fanno già milioni di fotografi, cioè vanno tutti quanti a fare le foto delle piazze vuote. E non che ci sia niente di male, è giusto farlo, voglio dire, non è che non vada fatto, però quella è una narrazione fotografica un po' standardizzata, cioè tutti quanti la vedremo, tutti quanti la vediamo e la vedremo anche in futuro, cioè sarà quello che tutti quanti vediamo. Ma oltre questa realtà dei fatti immediata, ci sono delle altre realtà che non vengono raccontate, che non diciamo che io quello che mi occupo di oggi, ma anche in passato, no? Ma più oggi, cercare di fare degli approfondimenti, ecco, cercare di andare oltre la notizia dell'immediato e cercare di capire, non so, faccio un esempio stupido adesso, il Covid, che ne so, creerà una disoccupazione, no? Alle stelle, piuttosto che ci saranno le nuove fasce di povertà, no? In Italia cresceranno i nuovi poveri. Allora magari si fa un lavoro su quello, sulle nuove povertà. Infatti, ad esempio, no, la prima cosa stupida che mi viene in mente, però il mio lavoro è più questo, ecco, cercare di, ecco, non credo più al fotografo o al reporter che semplicemente ti riporta un frammento, un francobollo di realtà. Credo più che il fotoreporter oggi, sia quello che ti riesce a creare un po' un affresco. Ecco, crea la cornice e il racconto all'interno di questo racconto che ti fa. Ecco, cioè, secondo me oggi è più, il fotografo è quasi un mediatore culturale più che un semplice fotografo, più un semplice tecnico, per quanto può essere bravo o artista, se vuoi chiamarlo così, insomma. Il tuo rapporto o il rapporto del fotografo, del fotoreporter con il mondo dei Qualsiasi social, altro, vai, dimmi. con il mondo dei social, come, visto che te mi hai detto che non sei molto tecnologico, perché Il mondo dei adesso social. molta e poi un'altra problematica è che tutti sono fotografi adesso, tutti hanno in mano un cellulare e tutti raccontano qualcosa. E come lo vedi questo dato? Sì, Allora, questo è tutto, cioè nel senso che tutti sono Maria. ah, Ok? ci siete? Scusa, c'era qualcuno che aveva il microfono acceso, gliel'ho spento. Okay. No, questo è un problema falso problema, nel senso che io la vedo così. Quando c'è un'esplosione di, no? Adesso tutti hanno una macchina fotografica e videocamera con un telefonino, no? Quindi tutti sono diventati quello che si chiama citizen journalist, no? Sono giornalisti cittadini, no? E quindi c'è un'esplosione di notizie, no? E di immagini, di foto, e di conseguenza di fake news, che questo è poi il grosso problema, no? Notizie non confermate, ognuno spara da qualunque, no? Faccio una foto e dico che è vera. Allora, io il parallelo che faccio è sempre questo. Quando, e in questo caso mi sembra attinente, visto l'emergenza che stiamo vivendo, quando ci sentiamo male fisicamente, no? Abbiamo un problema fisico, non è che poi mi vado a consultare più di tanto su internet. Vado nel miglior ospedale dove riesco ad andare, no? Vado al miglior ospedale dove sono specializzati in oncologia, che ne so, no? Se ho una cosa di quel tipo.
e mi affido, perché non sono un medico, e mi affido a quello che è un'istituzione, no? Cioè credo che quel mio problema al San Raffaele piuttosto che allo Spallanzani siano più competenti. Non lo so tecnicamente parlando, perché non riesco a leggere una cartella clinica, non sono un medico, però mi affido a un'istituzione. Ecco, io credo che la stessa cosa si debba fare, si può fare e si farà sempre di più nel mondo del giornalismo. Cioè alla fine quello che manca e che si verrà a creare è che proprio questo overdose di immagini, overdose di notizie, di informazioni, creerà un po' questo effetto. Alla fine sei talmente bombardato di notizie contraddittorie che tutti quanti cerchiamo anche in questi giorni, ci fate caso, di appellarci a un'istituzione, a qualcosa che sia credibile. Quindi oggi essere un fotoreporter, secondo me, o creare una struttura che racconta con le immagini o con il video, quello che sia, è un fatto di credibilità, cioè non tanto un fatto di quanto la tua immagine è più o meno bella, più o meno di impatto, ma quanto il tuo lavoro è coerente ed è credibile. Per cui almeno non cambia nulla che ci siano milioni di persone che fanno foto in giro per il mondo o video in giro per il mondo. Credo che poi sono due, come dire, due realtà parallele, no? Cioè poi alla fine quel tipo di immagini non hanno nessuna credibilità. Non che non siano vere, magari sono vere al 100%, però, come dire, è come farsi un'assicurazione, no? Cioè ti fai un'assicurazione, vai dal miglior assicuratore che tu pensi che ti garantisca la pensione tra 20 anni, non vai da uno che ti dà delle, così, delle non garanzie, ecco. E quindi credo che oggi il bravo giornalista, fotografo, narratore debba essere innanzitutto quanto più credibile possibile. Questo è l'approccio che io ho a questa cosa qua. Su quanto riguarda le tecnologie, è molto complicato, secondo me. Allora, innanzitutto, com'è? Anche i social, se li usi, se sei... No, io non sono uno che ama tanto i social, nel senso che come tutti quanti, ho Facebook, lo uso poco, anzi, più lato lo uso la mia compagna che è più giovane, molto più giovane di me ed è la nerd della casa, e quindi gli ho affidato completamente il mio Facebook, dove praticamente ci carica lei le cose di lavoro che ogni tanto dobbiamo pubblicare. Uso un po' chiaramente le formule WhatsApp e quant'altro, che sono in parte utili. Allora, io posso dirvi questo, che magari da fotografo, ecco, da giornalista, io sono stato molto resistente all'uso sia del digitale, sia delle mail, del telefonino anche. Sono stato uno degli ultimi a comprarsi il telefonino. L'ho comprato quando proprio, diciamo, i miei clienti, gli anni 90, fine anni 90, mi hanno proprio imposto di comprarlo. Se non ti compri il telefono non sei reperibile, di conseguenza non possiamo lavorare con te. Quindi mi hanno costretto a comprare questo strumento. E me lo ricordo bene perché ero in Kosovo durante la guerra, in quegli anni, era 98-99, e là il telefonino, per esempio, che cosa che creava? Una cosa buffa, bizzarra, cioè che prendeva soltanto a Pristina, nella capitale del Kosovo. Come mettevi piede fuori dalla città, non c'era più connessione. Quindi, allora, finché eri a Pristina, la gente ti chiamava, sì. Come uscivi dalla città, pensavano che fossi morto, ti avessero sparato o qualcosa del genere. In realtà magari semplicemente non c'era campo, quindi si allarmava tutta una catena di persone, di istituzioni. Anche anni fa mi cercavano appunto dall'ambasciata, l'unità di crisi, si erano allarmati perché per 3-4-5 giorni ero uscito fuori dalla città e ero diventato irreperibile e pensavano fosse successo qualcosa. In realtà semplicemente non ero campo. Secondo me, ecco, il grosso cambiamento per uno come me, che è un viaggiatore, che ha viaggiato senza lo strumento del telefono, della reperibilità, delle mail e quant'altro, sta nel fatto della sensazione di avere comunque un guinzaglio sempre molto, avendo sempre questo essere costantemente reperibili,
non entri mai veramente fino in fondo dentro la realtà che stai raccontando. Cioè non ti perdi mai veramente in un posto, in un luogo, perché magari sei nelle situazioni più assurde, mi è successo milioni di volte, sei ad Haiti piuttosto che in Afghanistan e ti arriva il messaggino dell'amico che ti dice che fai se andiamo al cinema e tu dici guarda che qui stanno bombardando veramente qua, al cinema non ci si può andare. Cioè, però in questo modo tu in qualche modo, tu, come dire, hai sempre questo legame, no, con qualcosa che ti riporta fuori dal contesto dove sei. Ed è un danno, secondo me, parlo da fotografo, un danno per un fotografo che invece, secondo me, un fotoreporter dovrebbe essere capace di immergersi quanto più possibile nella realtà che sta raccontando e quindi dovrebbe in qualche modo dimenticarsi di casa, di quello che succede a casa, del fuori, no? Dovresti essere completamente dentro la storia che stai raccontando. Lo strumento del telefono, già soltanto quello, ti astrae molto, ecco, quindi io cerco di usarlo poco. Poi ovviamente uso la tecnologia perché c'è, penso non dobbiamo diventarne schiavi. Vedi, ti volevo invece fare una domanda che avevamo fatto anche a Barbara. Mi ha raccontato dei viaggi che avete fatto insieme e le abbiamo chiesto come si rapportava con la paura di vivere e lavorare in una zona di guerra e lei ci ha dato una risposta un po' particolare. La faccio anche a te perché comunque te eri di fianco a lei, quindi probabilmente hai vissuto. Guarda, allora la cosa secondo me è questa. Poi ognuno si vive le cose in maniera diversa, questo è evidente. Se uno decide di andare a fare andare a lavorare in una zona di guerra, andare a lavorare in un contesto di quel tipo, è un po' un mix di cose, secondo me. Il primo è devi fare un po' i conti con la tua vita. E devi accettare l'idea che, diciamo, normalmente di solito va tutto bene e torni a casa sano e salvo, e torni a casa tutto intero, ecco. Però devi accettare l'idea che può non essere così. Devi farti bene i conti con te stesso e dire, devi essere cosciente e consapevole che puoi non tornare a casa, o puoi non tornare a casa tutto intero. Perché Barbara lo sa benissimo, abbiamo amici in comune. Di Ah, sì. colleghi, conoscenti con cui hai lavorato, per fortuna non miei carissimi amici, però persone con cui ho lavorato a stretto contatto ci sono rimasti, cioè sono morti in guerra, giornalisti, fotografi, operatori e quant'altro, oppure sono stati feriti. Quindi io personalmente non ho avuto tanti problemi, non so raccontarti, per fortuna sono qua tutto intero a raccontarveli, dico, però insomma, rischi ne prendi i rischi di accettare, che possono essere anche rischi non soltanto di essere ferito, di saltare su una mina o che ne so io, ma anche di essere rapito o più banalmente di beccarti di qualsiasi malattia che ti possa immaginare, cominciare dalla malaria, al colera, adesso appunto, cioè, si parla tanto di quest'ansia del Covid, ma in realtà, cioè, basta andare in Africa e ti becchi il tifo o qualsiasi altra malattia che tu possa immaginare, con quello devi un po' accettare, cioè è illusorio, quindi è un mix di farsi bene questa domanda. Io ho tanti ragazzi giovani che ho insegnato anche fotografia per diverso tempo, adesso meno, faccio qualche laboratorio ogni tanto, però anche i ragazzi che mi dicevano ah, volevo andare a fare questo tipo di esperienze, gli dicevo sempre fatevi bene i conti con voi stessi perché le cose succedono, le cose che voi non volete possono succedere, quindi ragionateci bene prima. Poi c'è anche un mix di incoscienza, c'è un mix anche di incoscienza. Nel mio caso specifico, diciamo, c'era anche una parte di me che era un po', adesso meno, che era un po' chi se ne frega. C'era anche un po' questa cosa, ma sì, vada come deve andare, se torna a casa torna a casa, se no, boh, andata come andata, pace. C'era anche un po' questa follia, no? E poi c'è un'altra questione che penso anche Barbara, non so se ne ha accennato, non so se la chiama in questi termini, che proprio la guerra in modo specifico
io la vivo come, diventa come una malattia. Ecco, una volta che hai fatto, una volta, due volte, tre volte, diventi addicted, cioè dipendente da questa cosa qua. È un po' una malattia dell'anima che ti prende e ti macera dentro. Per cui ogni volta che scoppia un conflitto, adesso questa cosa io mi sono abbastanza liberato negli ultimi anni, però ogni volta che scoppia un conflitto, quando sei dentro a questo diciamo, turbinio di pensieri, ogni volta ti senti che devi andare là. Poi quando sei là, ti chiedi ma che cazzo ci sto a fare? Perché non torno a casa che è molto più sicuro? Quindi c'è sempre questa contraddizione che vivi costantemente. E quindi c'è un po' un mix di tutte queste cose qui, diciamo. Però sì, insomma, ecco, cioè, secondo me vedo tanti ragazzi giovani che sono andati, partono un po' così all'armata Brancaleone, con tanta inconsapevolezza, tanta. E prendono a volte dei rischi stupidi e non necessari, ecco. Quindi da parte di tanti vedo che c'è un po' questa fascinazione delle porte di guerra che è dovuta anche ai film, dovuta anche al cinema, no? All'immaginario collettivo che magari spinge anche tanto ad andare un po' così allo sbaraglio. Faccio Non le so, ultime. Barbara, che risposto. Sì, ti faccio le ultime domande. Una è esserci in un luogo di guerra, fotografare bambini, soldati, feriti, morti, ha cambiato un po' il tuo modo di pensare? O in quel momento sei lì chiuso, chiudi quando torni in Italia e quella cosa è finita e non ci pensi più? Perché insomma, deve essere. Poi non solo te lo Allora, vedi, ma te lo porti anche a casa dentro la foto, quindi diventa ancora più. come ti dicevo, cioè la fotografia soprattutto, ma anche l'essere lì semplicemente come giornalista o come operatore umanitario, cioè, ma la fotografia è in modo particolare per me, secondo me. Cioè, la fotografia è comunicazione, ma è comunicazione, è una porta aperta in entrambi delle direzioni, cioè non sei soltanto tu che entri in un contesto, è il contesto che ti entra dentro. E quando ti dico che la guerra è una malattia dell'anima, oppure di raccontare che non c'è solo la guerra, c'è la povertà, o c'è la malattia, o c'è il disagio sociale forte, tutta questa roba, cioè, tu entri in queste storie, ma queste storie ti entrano dentro, anche se sei uno che magari tende a non comunicarle perché come carattere chiuso, oppure però te le porti dentro e conosco tanti anche fotografi che magari l'hanno fatto una volta o due e poi hanno detto no, non è cosa per me, perché dopo c'è cioè, un ragazzo che mi ricordo anni fa con cui lavorammo insieme ad Haiti e c'è anche un buon lavoro al tempo e tutto quanto, poi l'ho risentito dopo un po' di tempo e mi ha detto no, guarda, io ho fatto quella cosa mai più, perché poi sono entrato in depressione, sono stato male per mesi e non mai voglio più fare cose di questo tipo. Per cui è così, cioè non, è illusorio pensare che tu chiudi la porta e finisce lì, cioè non funziona così. Anzi, più sei uno, diciamo, bravo, come cioè, secondo me un buon fotografo, un buon fotoreporter deve essere una persona fortemente empatica. Questo è il punto. È un buon giornalista, deve essere fortemente empatico, cioè devi sentire e vivere sulla tua pelle quello che vivono le emozioni degli altri. E quindi non è che poi le puoi, cioè le devi in qualche modo spurcare, no? Sì, una parte escono con l'atto del fotografare o con l'oggetto della fotografia, però ti rimangono addosso e ti cambiano la percezione del tuo vivere quotidiano. Sicuramente quando torni, diciamo, nel tuo quotidiano, tra virgolette, normale, fai molte più difficoltà a inserirti o a relazionarti in una vita normale, questo è sicuro. Cioè, non hai più una vita normale, tra virgolette, se esiste normalità, ecco. Sei comunque spostato su un parametro un po' diverso rispetto a quello che magari è la vita di tante persone che hanno una vita più ordinaria, che poi io trovo follia questo, no? Comunque diciamo, immaginiamoci che ecco, hai un'altra prospettiva, sicuramente hai una prospettiva diversa sulla vita, sulla morte, su tutto. Non sei più la stessa persona che eri prima. Certo.
Paolo ci fa una domanda, poi ti faccio l'ultima e ti salutiamo. C'è stato mai un momento in cui hai pensato che le tue fotografie abbiano, che cos'è, cambiato il corso degli eventi, che abbiano prodotto degli effetti concreti che hai percepito? Allora, faccio la sigaretta. È solo una sigaretta che sono un fumatore abbastanza accanito. E, dunque, io non credo che al di là di qualche... Cioè, che le foto che cambiamo nel corso della storia si sono fatte forse fino agli anni 70 o 70. Sento un gran casino, ci siete? Spento, spento. Okay. E credo che le fotografie, le icone, le foto iconiche che hanno avuto un'influenza reale sugli accadimenti storici sono foto che si sono fatte fino agli anni 60, 70, forse pure in Vietnam è cominciato a finire questo concetto, no? Cioè l'immagine iconica che smuove le coscienze. Non esiste più quel tipo di foto, non è, nessuno cambia il corso della storia una foto. Quello che per certo posso dire è questo, che può cambiare la testa di alcune persone o la visione di alcune persone. Questo lo posso dire per certo perché mi è capitato di incontrare dei ragazzi, delle persone che a distanza di 10 anni, 20 anni, ho detto, ah, sai, ho visto quella foto tua su quel libro, quella mostra, e da lì così, ho cominciato a sviluppare un pensiero diverso ho avuto degli effetti, delle riflessioni personali diverse su una percezione diversa su quella roba. Cioè, non è che in sintesi, mi ha cambiato la vita, tra virgolette, no? Mi ha fatto capire delle cose, mi ha spinto a interessarmi paese, una storia, comunque ha cambiato un po' il corso. Allora, a livello individuale, penso che sì, penso che la fotografia, una foto, alcune foto in maniera diversa possono colpire così profondamente e direttamente delle individualità. Non credo che cambino il corso della storia. Questo, non penso che nessuna foto oggi sia in grado di far cambiare idea o cambiare una politica, però diciamo che uno contribuisce, ecco, in questo, nel proprio piccolo, a magari far passare delle idee. Magari individuo per individuo, eh? Però al fondo la società è fatta di tanti piccoli omini. Quindi non pretendo di cambiare il corso della storia. Mi accontento se qualcuno, se viene a vedere una mia mostra o un mio libro, torna a casa che ha un'idea magari un po' diversa su qualcosa che, no? Su un'idea che aveva in testa e magari vede un altro aspetto. Mi accontento di quello, mi sembra già un buon risultato. Maria ci chiedeva se poteva intervenire. Gli ho acceso il microfono. Cosa volevi dire, Maria? Volevo chiedere a Riccardo, dunque, prima parlava del fatto che entrando in questa realtà, ovviamente questa realtà lo influenzava in qualche modo e riportava a casa un pezzo di questa realtà. Invece, guardato dalla parte opposta, cioè tu entri nella realtà di persone che in quel momento hanno una situazione particolare, stanno soffrendo, si trovano in un momento di emergenza, di pericolo. Come sei accolto? Cosa lasci a loro? Che tipo di impressione dai? Che cosa, come pensi che loro accolgano questa tua, tra virgolette, intromissione? Oh, guarda, è abbastanza complesso. Allora, diciamo che è una capacità che si sviluppa un po' negli anni, di saper entrare sempre molto, molto in punta di piedi. Maggiore è la delicatezza della situazione e maggiore è dovrebbe essere capacità di entrare con accortezza nella vita degli altri, che poi di questo si tratta, soprattutto in momenti delicati, intimi e particolari. Quello che è importante per me capire, cioè io non lo farei mai se non fossi ciò che sono, cioè se non fossi la persona che sono e il mestiere che faccio. Cioè io mi sento, tra virgolette, autorizzato
a entrare nella vita degli altri, perché credo fermamente e fortemente che il mio mestiere ha un senso, perché sono lì perché faccio quel tipo di roba là. Ma loro lo percepiscono? Sì, guarda, no, diciamo che la stragrande maggioranza dei casi sei accolto abbastanza bene se ti sai comportare bene. Sta molto a te avere veramente una capacità di empatizzare con l'altro forte. Io per esempio ho fatto, infatti un esempio pratico, ho lavorato per molti anni, per un paio d'anni, ho fatto un racconto che in Italia penso pochissimi hanno fatto, che è quello sugli incidenti sul lavoro. E ho raccontato che ci sono 1.000 morti all'anno in Italia, tantissimi ancora, e decine di migliaia di persone che rimangono infortunate sul lavoro. E un lavoro strutturato su questo, cioè un libro, un racconto, nessuno l'aveva mai fatto. E allora ti posso dire che magari che succede? Succede questo, e io andavo anche a raccontare funerali, gente che no, andava a casa delle persone che avevano avuto vittime, eccetera. Allora, siccome c'è una percezione strana, no? Cioè il momento in cui ti capita un incidente sul lavoro, tu quasi sempre non lo vivi come un problema sociale, tu vittima, tu parente, tu fratello, tu cognato, la vivi come la sfortuna, che sfiga, mi è cascata una tegola in testa. E non capisci che dietro a quello c'è un problema sociale, ti è cascata la tegola in testa perché non sono state rispettate le norme sul lavoro, no? E lo capisci dopo un mese, 2 mesi, 3 mesi, che magari entri in un circuito di, no, l'INAIL, di assicurazione, di cose, e cominci a capire che non sei. E allora lì sei tu che dici: ah, però perché nessuno parla del problema degli incidenti sul lavoro? Sei tu che cerchi il giornalista per raccontargli la storia, e dici: cazzo, ascoltatemi, cioè siamo migliaia, viviamo, che ne so, una fabbrica inquinante, e ci sono beccati il tumore in 50, e, che ne so, l'Ilva di Taranto, per fare un esempio, no? E vogliono essere ascoltati, e qui sono loro i primi che ti cercano. Nell'immediato, spesso non vivendo il problema come un fatto sociale, ma come un fatto individuale, a me capitava di, in alcuni casi, essere accolto molto bene. Perché è sempre complicato, non andavo là da solo, andavo sempre tramite delle persone che lavorano nel sociale, che quindi mi presentavano le famiglie. Ti faccio un esempio: andavo, che so, dovevo andare a raccontare il funerale di una persona che era morta 2 giorni prima, no? 3 giorni prima. Allora io rintracciavo ogni volta, lavoro faticosissimo, qualcuno che conoscesse la famiglia e che mi desse il permesso di essere lì. E magari la moglie o il fratello o il figlio, che avevano una sensibilità sociale un po' più forte, davano il consenso e dicevano: ok, capiamo l'importanza del tuo lavoro e accettiamo che tu ci sia. Però quando c'è un funerale, magari in piazza, dove sono 300, 500, 1.000 persone, chiaramente non tutte sono informate che tu sei autorizzato dalla famiglia stessa a star là. E quindi tanta gente magari mi ha anche insultato. Mi ha anche detto: ah, che cazzo, stai qua a speculare, a fare, a dire, no? E lì niente, ti becchi l'insulto e stai zitto. Mandi giù un po' di, no? Ti vorrebbe voglia di rispondere, di guarda, io sono qua, magari anche non pagato, perché in quel caso, per esempio, era un progetto che non era finanziato, o sono finanziato dopo, a metà progetto, a fine progetto, ma all'inizio ho investito soldi miei, di tasca mia, ho speso soldi miei per raccontare una storia nella quale credevo. Ti becchi l'insulto, mandi giù, sei convinto dell'importanza del tuo lavoro e non reagisci. Poi il mio lavoro qualche effetto, tra virgolette, l'ha avuto. Io, che so, ho fatto una mostra alla Camera dei Deputati, c'è un libro col testo di Napolitano, che era allora Presidente della Repubblica. Questa mostra ha girato per 40 o 50 città italiane. Quindi è stato strumento di comunicazione, di sensibilizzazione sul tema. Sono orgoglioso di questa cosa che ho fatto. Però lì per lì mi è capitato che la gente, giustamente anche, non capisse la mia presenza in quel luogo e la vedesse come, no, come dici tu, appunto, un'invasione della privacy, dello spazio. Io ero molto convinto che stavo facendo la cosa giusta. E quindi mi sono preso arrogato il diritto, se vuoi, di essere in quel contesto, beccandomi anche degli insulti. E
senza reagire, e te li prendi, mandi giù un boccone amaro e dici: però io so che questa cosa sto facendo ha un senso. E in base a questo mi sento autorizzato. Cioè, se non ho quel sensazione di avere così, che il mio lavoro sia importante, non riuscirei neanche a alzare la macchina. Cioè, mi tengo la macchina con la fine alla borsa, ecco. Per questo anche, per esempio, in questi giorni mi sono sempre chiesto, esempio pratico, no? Questi giorni, perché non sono andato a fare le foto del Covid, ok? È il mio mestiere, potevo benissimo chiamare un giornale, farmi dare un permesso e uscire. Non sono andato fondamentalmente perché non ho un lavoro, cioè non ho una commissione su questo, non ho un commissionato su questo, non ho un giornale che mi aspetta con le foto, e quindi trovo irresponsabile che io prenda e vada in giro per una mia grillo personale, per una mia voglia personale di raccontare una storia, mettendo a rischio non tanto me stesso, che chi se ne frega, cioè voglio dire, posso benissimo fregarmi della mia salute, ma la salute di altre persone. Quindi, pur mangiandomi i gomiti, perché in realtà mi sarei voluto volentieri raccontare questa storia, ho detto: non vado fino a quando non ho una motivazione reale, concreta, che mi autorizza in qualche modo a prendermi il rischio e soprattutto a mettere a rischio con gli altri. Certo. Quindi è un po' questo binomio strano che un po' ti devi accettare di vivere. Ecco. E per lo più, ti ripeto, poi in concreto, quando io lavoro, non lavoro quasi mai da solo, anzi mai da solo. Dovunque vado, ho sempre una persona del posto che mi presenta, mi introduce e chiede per me spesso anche la possibilità di lavorare. Nel senso che non è che entro dentro una casa di persone che stanno facendo una veglia, non è che entri e sfondi la porta, cioè, suoni il campanello, qualcuno per te spiega chi sei, che stai facendo, chiede un consenso e dice: ok, sì, va bene, lo puoi fare, no, grazie, vattene, che non vogliamo che sei qua in mezzo ai piedi. Diciamo che tendenzialmente più sei chiaro nelle tue intenzioni, più sei onesto nelle tue intenzioni, e più le tue intenzioni sono valide, e tanto più spesso le persone ti dicono di sì e non ti creano quel problema. Ecco, quindi ti sei spesso accolto. Magari ti dicono: stai in un angolino, non dar fastidio. Ma se non sei stupido ci arrivi da solo, insomma, ecco, se non sei cretino e se hai un po' di esperienza sai come non dar fastidio, ecco, sai come non stare in mezzo ai piedi. E quindi molto spesso il mio lavoro funziona così, io non lavoro mai che sono da solo, che vado in giro per il mondo, dovunque vado ho una persona a fianco del posto, anche se vado a Napoli, non è che devo andare per forza in Africa, perché anche se vai in un quartiere di Napoli, ma anche se vado a Brescia o a Bergamo, devo entrare a casa di qualcuno, non è che sfondo la porta. Chiedo a qualcuno di aiutarmi e a presentarmi, a entrare in contatto con una realtà che per me è importante raccontare. Quindi i passaggi sono un po' quelli, no? Quando è possibile. Non sempre è possibile, che alcune volte, ti ripeto, come nel caso che ti raccontavo, degli incidenti sul lavoro, sì, avevo il permesso della famiglia, ma non potevo mettere un megafono e dire no, o mettermi un cartello al collo, la famiglia ha detto che va bene. Ti becchi gli insulti, mandi giù basta, a parte di questo mestiere. Riccardo, l'ultima domanda ce la fa Silvia. Qual è la storia che hai trovato più difficile da raccontare, se ce n'è una in particolare? Ma guarda, sono difficile dirlo, sono tante veramente, sono tante, complicate, difficili. Poi dipende difficile da che punto di vista, diciamo. Sono alcune storie che sono difficili dal punto di vista pratico-tecnico, cioè nel senso che sono cose che sono poco visibili, no? E quindi magari difficili da raccontare in termini fotografici, e altre che sono difficili da raccontare in termini umani. Una che ricordo che mi creò tante difficoltà e mi stupì, fu una piccola cosa, piccola che mi occupò poco tempo in realtà. E mi hanno mandato a fotografare un ospedale di oncologia per bambini, mi sembra che fosse a Pisa o a Firenze, in Toscana, qualche parte. E sarà pure che in quel periodo ero particolarmente sensibile, non so cosa, comunque l'ho
trovato una delle cose più toste da raccontare, perché era in un contesto chiaramente, magari appunto che la Toscana è bella fuori, era estate, tutti erano felici e contenti, e vedere questo, così, questo nocciolo di sofferenza di queste famiglie, di questi bimbi, eccetera. Mi ricordo che c'era questa infermiera, una caposala tra l'altro, che aveva lei stessa un figlio malato, e per la quale ho fatto proprio chapeau, ho detto come cavolo fai a stare H24 in un contesto così tosto, così duro, così difficile, perché era anche, come dire, era una bolla di dolore, no? Che, mentre fuori il mondo girava allegro e felice, insomma, in qualche modo, perché poi anche la sofferenza, quando è condivisa, in qualche modo ci si fa forza l'uno con l'altro, no? Mentre lì era proprio che uscivi fuori, la gente era a prendersi il gelato, andare in bicicletta e poi rientravi dentro questa corsia, e dove c'erano delle scene che erano pesantissime. Quindi era tosto accettare tutto quello, no? Quindi mi ricordo che feci, appunto, mi feci così, i complimenti a questa donna, che era un carattere d'acciaio e una forza d'animo invidiabile, perché riusciva a stare lì dentro e a gestire una situazione così complicata. Quindi magari quella fu una storia difficile da raccontare da quel punto di vista, che alzavo la macchina e dicevo, cazzo, che fatica, ecco, dal punto di vista umano. Ok. Riccardo, ci vuoi raccontare dove ti troviamo, se sei qualche il tuo sito internet, sì, della tua associazione, oppure se sei... C'è qualche mostra da qualche parte? Se dice cercarmi su internet, a parte digitare il mio nome, fotografo, trovate un po' tutto, se no, se volete vedere un po' di cose mie, che il mio sito adesso è in lavorazione, il vecchio sito l'ho tolto, e dovete cercare il sito della mia associazione, che si chiama Akronos, con la K, Akronos, e lì trovate un po' le cose che stiamo facendo ultimamente, un po' di storie che stiamo facendo, alcune pubblicazioni, insomma un po' il lavoro che stiamo facendo in questi ultimi tempi. Bene, ti ringraziamo Riccardo.